Sì, il tema del Consiglio Comunale, l'argomento principale era la risposta all'interrogazione fatta dal consigliere Gianluca Buccella e il tema era il servizio di spazzamento soprattutto vie e piazze, servizio di raccolta dei rifiuti. All'indomani del nostro insediamento abbiamo cercato di attenzionare da subito quelle che potevano essere le criticità che da comune cittadino già avvertivamo alla vigilia delle elezioni. È chiaro che è un servizio che in gran parte viene svolto, secondo noi, in maniera egregia, rispettando quelli che sono gli impegni presi dall'azienda. Parliamo della raccolta differenziata, che di fatto anche negli anni passati è stato un po' il fiore all'occhiello del Comune di Loreto. Un po', diciamo così, da attenzionare invece era la questione della pulizia, soprattutto la pulizia del centro storico, che sembrava non fosse effettuata in maniera, ecco, in maniera soddisfacente. Questo ha fatto sì che ci siamo subito confrontati con l'azienda. Abbiamo cercato di capire le modalità per raggiungere un risultato quantomeno soddisfacente e crediamo che ci siamo riusciti. Sicuramente negli ultimi 7-8 mesi la situazione è notevolmente migliorata, dovrà migliorare ulteriormente in maniera esponenziale e questo verrà fatto con il nuovo appalto perché già è stato pubblicato l'avviso per l'appalto di raccolta dei rifiuti differenziati e soprattutto della pulizia e spazzamento del centro storico, attenzionando anche e soprattutto la problematica del guano dei piccioni.